Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ci tenevo a dire due parole conclusive riguardo al famoso leak delle Armored Evolution. E tra l'altro questo sarà un video probabilmente un po' più corto dei soliti, però ci tenevo a farlo proprio per andare a mettere in luce una riflessione che ho fatto recentemente e che forse meriterebbe di essere discussa insieme a voi. Ora, per chi si fosse perso qualcosa, questo leak delle Armored Evolution è uscito una settimana prima dell'annuncio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo ed è supportato già da subito da due affermazioni che lo rendono molto plausibile. Infatti il leaker ha azzeccato non solo lo stato a cui si ispira la regione di Galar, ossia la Gran Bretagna, ma anche i nomi specifici dei due titoli, ossia Pokémon Sword e Pokémon Shield. E all'interno di questo leak è celata anche la presunta nuova grande meccanica dell'ottava generazione, ossia per l'appunto le Armored Evolution, che in italiano potremmo tradurre come evoluzioni corazzate. Eppure, come da titolo, circa una settimana fa ho trovato all'interno di questo leak un grave punto di debolezza che forse potrebbe effettivamente smentirlo. Ora, questo leak ha principalmente, secondo me, due punti di forza. Uno è il fatto che abbia già azzeccato due informazioni importantissime prima dell'annuncio dei due giochi. L'altro, infatti, è rappresentato, secondo me, dalla verosimiglianza delle feature che propone. Ora, il leaker fa derivare le Armored Evolution da Meltan, che effettivamente è una cosa plausibilissima di primo acchito. Spada e scudo, metallo, quindi Meltan, un Pokémon introdotto in Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, senza una particolare caratterizzazione, che speculando a questo punto potrebbe averne una effettivamente in ottava generazione, e proprio questo Pokémon potrebbe essere alla base di una nuova meccanica di questa generazione, come ad esempio le Armored Evolution. Insomma, porre un legame tra Meltan e Spada e Scudo intuitivamente ci azzecca sicuramente, però c'è un però. Il leaker definisce Meltan come legato a queste Armored Evolution. Ora, noi abbiamo sempre interpretato questo fatto come se Meltan fosse il creatore di armature che i Pokémon avrebbero indossato e dalle quali avrebbero tratto dei poteri particolari. E del resto, come legare un Pokémon a delle armature se non mettendolo come il creatore o la fonte di questa armatura? Insomma, è uno stereotipo del mondo Pokémon abbastanza convincente. Se non fosse che c'è un errore palese, Meltan non crea nessun metallo. Meltan assorbe i metalli che sono nel sottosuolo. A creare il ferro, come ci dice il Pokédex, è Melmetal. È proprio il Pokédex a dirci che questo Pokémon non solo crea il ferro così ad minchiam, ma è un Pokémon che un tempo era venerato proprio per questa sua capacità. Non solo, ma è anche un Pokémon scomparso 3000 anni fa. E sappiamo tutti che quando si parla di 3000 anni fa si fa riferimento quasi sempre ai tempi di Kalos, ai tempi di Azeta e alla sua arma suprema, dunque alla guerra di Kalos. E se noi accettiamo per buona una parte della mia teoria che vi lascio nelle schede, secondo cui la guerra di Kalos sarebbe stata combattuta contro Galar, allora a questo punto è lecito chiedersi: e se Melmetal fosse scomparso dopo l'impatto dell'arma suprema su Galar, se quindi fosse un Pokémon di Galar, o se comunque fosse connesso in maniera forte alla guerra di Kalos? Comunque la si pensi, e per quante speculazioni si possano fare, l'errore nel leak è presente ed è un errore di lore, ed è soprattutto secondo me un errore davvero inusuale per un leak. Badate, non sono uno sprovveduto, so benissimo che all'interno dei leak c'è sempre qualcosa di falso che tenta di sviare l'opinione, ma di solito non vuole sviare l'opinione dei fan, vuole sviare l'opinione di Nintendo. E a questo punto, perché mettere la pre-evoluzione sbagliando per sviare l'opinione di Nintendo, che comunque sa benissimo che Melmetal è comunque l'evoluzione? Insomma, questa cosa non svia niente. Svia solo noi che analizziamo la cosa, notiamo l'errore e diamo meno importanza al leak, forse a questo punto giustamente. Come esempio abbiamo i Diamond Crystal, che erano stati leakati nello stesso leak dallo stesso leaker che aveva annunciato correttamente le evoluzioni finali di Poplio, Litten e Rowlet. In quel caso c'è stata proprio una denominazione totalmente diversa dei cristalli Z, che sono finiti a chiamarsi cristalli diamante, Diamond Crystal, riferendosi magari a diamante e perla, facendo tutti sti vagheggi, ma era un'informazione falsa, non per sviare noi, perché per noi era plausibile, ma per sviare Nintendo, per sviare Game Freak. Scambiare invece Meltan con Melmetal mi sembra più che un errore per sviare Nintendo, un errore semplicemente grossolano. Cioè, le Armored Evolution fino adesso erano legittimate dal fatto che tutto fosse verosimile e che fosse collegato al Pokémon misterioso introdotto poco precedentemente. Ma a sto punto,
appunto, se si è preso il misterioso sbagliato, crolla sicuramente uno dei due punti forti del leak. Certo, mi direte, ci sarebbero delle soluzioni alternative. Magari Meltan è collegato alle Armored Evolution, nel senso che potrebbe assorbire i materiali dal sottosuolo e poi permettere a Melmetal, che abbiamo appurato essere l'ipotetica fonte delle Armored Evolution, di creare proprio queste armature. Oppure potrebbe essere stato semplicemente utilizzato Meltan per riferirsi a Melmetal, ma capite anche voi che è insomma un po' tirata come cosa. A questo punto avrebbe avuto molto più senso non chiamarle direttamente Armored Evolution, dare un altro nome per sviare in maniera effettiva il tutto. Il che tuttavia resta comunque plausibile tutto sommato, qualora il leaker avesse fatto il mio stesso ragionamento, ma certo questo è tutt'altro discorso. Insomma, credo che le ultime due soluzioni che ho provato a dare siano sì delle soluzioni ma molto tirate e francamente sulle quali non metterei mai la mano sul fuoco. C'è anche da dire che ci muoviamo in una situazione molto incerta e che è difficile mettere la mano sul fuoco su qualsiasi cosa in questo momento. Quindi quello che voglio proporvi alla fine di questo video, più che un'analisi effettiva, vuole essere una discussione. Questa osservazione potrebbe essere sufficiente per screditare il leak e reputarlo come falso, oppure dobbiamo ancora aspettare altro? È sufficiente per andare a dire che è falso con una certa dose di certezza? Fatemi sapere sia nei commenti le vostre motivazioni che nel sondaggio in alto a destra la vostra opinione più sintetica. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.